Oggi parliamo dei 5 errori più gravi che ho fatto su me stesso o riguardo me stesso e cosa avrei fatto se l'avessi saputo prima. Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Questo è un po' il classico video, non tanto per rimpiangere i bei tempi andati o quando potevi sfruttare meglio certe occasioni, ma serve per fare un punto su me stesso, ma anche su come reputo si debba fare per quanto riguarda la gestione e la promozione di un artista, di un DJ produttore, ma anche e soprattutto per chi mi segue, perché tu possa evitare di fare certi errori che ho fatto io e partire fin da subito con il piede giusto, quindi evitando delle perdite di tempo e anche dei passi falsi che poi costa molta fatica recuperare. Partiamo fin da subito con il primo errore che ho fatto e riguarda il nome. Io sono Nejo fin da bambino, insomma fin dalle scuole, così mi chiamavano gli amici per motivazioni del tutto trascurabili e sono diventato DJ Nejo fin da quando ho iniziato a suonare. E io ho usato il mio nome un po' dappertutto e anche un po' a costo, se vogliamo. Io sono quello, ho sempre fatto serate di vario tipo e non avevo mai pensato a utilizzare nomi diversi sia per le serate che per le produzioni. Volevo crescere in popolarità, far diffondere questo nome, ma in realtà la cosa si è rivelata controproducente perché se il nome circola nell'ambiente sbagliato, per arrivare nell'ambiente giusto per te, non giusto in generale, fai molta più fatica perché una serata in più con il tuo nome nel posto sbagliato vuol dire perdere 3 serate potenziali nel posto giusto e ci metti molto tempo per reindirizzare il tuo nome. Se cerchi DJ Nejo su Google o così, escono fuori le cose più disparate e sinceramente adesso diventa complicato togliere quello che non mi rappresenta più o togliere quello che non voglio che mi rappresenti. Quest'anno sto utilizzando degli pseudonimi per le produzioni in base ai diversi progetti, ma è una cosa che avrei potuto fare anche prima, anche perché ci sono dei brani, non tanto quelli più vecchi, che ovviamente essendo io giovane e inesperto, magari ora non mi piacciono, ma ci sono dei brani proprio che non mi rappresentano in alcun modo e vederli associati al mio nome può creare un danno non soltanto di immagine. Punto numero 2 riguarda l'attenzione ai dettagli, ai particolari. Sono sempre stato un po' approssimativo e lo sono anche per carattere, se vogliamo, però la cosa ha creato degli effetti negativi per quello che è l'evoluzione della mia carriera. Un esempio molto semplice: ci sono dei brani a nome DJ Nejo, ci sono dei brani a nome Nejo, il sito si chiamava Nejo DJ, come si dice nei paesini di provincia in Toscana, che però non è molto professionale perché comunque qualsiasi DJ di livello che ha la parola DJ nel proprio nome mette prima DJ e poi il nome. Non è Sneak DJ, ma è DJ Sneak e così via. E allora avere per tanto tempo Nejo DJ un po' dappertutto, anche il canale YouTube è www.youtube.com/nejodj. Poi diventa difficile dover reindirizzare tutto, rifar tornare la SEO di Google e insomma ci sono tanti elementi sbagliati e tanti elementi che creano confusione. E allora, quando poi ho avuto la consapevolezza di lavorarci sopra, un po' di strada era già stata fatta nella direzione sbagliata. Ricapitolando, quello che serve a te, scegli il nome che ti rappresenti e individuando i vari ambiti a cui questo fa riferimento e a quelli a cui non fa riferimento, e poi presta attenzione che non ci siano errori e che non ci siano degli elementi che ti portano altrove, quindi un po' di attenzione, quindi anche un sito fatto bene con le informazioni giuste e quant'altro. Errore numero 3: ho pensato prima alla musica e poi ai pubblici. Nel percorso che ho fatto quando sono arrivato a realizzare un album, un po' perché avevo vari brani di identità diverse che volevo racchiudere in una cornice comune, comunque ecco un percorso che mi rappresentava sicuramente in quel periodo, ma anche aveva il suo senso, però
ci sono due problemi di fondo che non sono riuscito a vedere allora. Primo, che l'album è uscito quando non avevo un pubblico pronto ad aspettarlo. E allora, sì, ok, ho fatto della musica che può piacere a qualcuno, però invece di costruirmi un pubblico a cui poi far sentire la mia musica, sono partito dalla musica e in quel caso riuscire dopo a raggiungere dei pubblici, a trovare dei pubblici, è veramente complicato, ma è anche proprio direi insormontabile. È un errore piuttosto grave, ma proprio concettuale. La musica serve per le persone che già ti ascoltano e a quelle si va ad avvicinarne delle nuove. Non puoi pensare di fare della musica e dopo andare a spargere le 420 e neanche sperare che la musica funzioni da sé, perché è veramente impossibile. Non è andata così per nessuno, anche se magari riesci ad attrarre una major discografica che fa tutto il lavoro di promozione. Comunque sia, in qualche modo il tuo personaggio deve essere già costruito con un'identità ben precisa che è fondamentale, sia di genere ma anche proprio come tipologia di artista. Allora diventi interessante e diventi in qualche modo vendibile. Casualmente, ma in realtà non è un caso per niente, appena uscito l'album che non è andato come doveva andare, ho creato il canale YouTube. E di lì in poi tante persone si sono iniziate ad avvicinare, sempre di più, man mano che vanno avanti con i video e con la continuità dei contenuti, e allora a questo punto si può ritornare in qualche modo a parlare di musica. Mi lego subito all'errore numero 4, che è contestuale. Ho sempre fatto una cosa per volta, che di per sé può sembrare anche una virtù. Diciamo, mi concentro su una cosa sola, la faccio bene e poi passo alla successiva. Però purtroppo in questo ambito non possiamo permettercelo. Dobbiamo concentrarsi sì su una cosa per volta, ma mentre portiamo avanti tutte le altre. Questo perché ogni singola azione ha i suoi tempi. Crei un disco, programmi la pubblicazione e quando esce è passato un mese e in quel mese cosa fai? Sì, ok, spargi la voce, ma hai tempo per dedicarti concretamente ad altre cose. E se fai così, niente ti blocca, perché se l'uscita del disco è posticipata di un mese, comunque continui con gli altri aspetti. Produzione e promozione vanno necessariamente insieme, si devono alimentare a vicenda. Crei contenuti per i tuoi canali, anche social, che vanno ad alimentarsi giorno per giorno attraverso la pubblicazione di quello che fai con la musica e poi quando esce qualcosa hai già un nuovo contenuto per promuoverti e così via. Tutto si alimenta a vicenda, però la strada giusta, per quello che posso dire ovviamente nel mio piccolo, è portare avanti tutto insieme, concentrandosi di volta in volta su singoli aspetti. Per esempio, un altro errore che ho fatto, ma comunque rientra in questo qui, è stato quello di far passare molto tempo nel realizzare certi progetti e si può vedere anche sul canale quando avevo preannunciato le novità per il 2020 a settembre del 2019, in realtà queste novità sono venute a concretizzarsi solo con il 2020 già abbondantemente iniziato, perché vari elementi dovuti anche alla collaborazione con altri, ma se nel mentre io avessi sfruttato il tempo per portare avanti tutto il resto che era già in essere, sicuramente avrei perso meno tempo e sarei riuscito in maniera più efficace a costruire tutto ciò che va ad alimentarsi tutto insieme. E arrivo all'ultimo errore, forse il più importante, forse li racchiude tutti, che è l'organizzazione. L'organizzazione vuol dire sia nel sapere ben preciso cosa fai nel corso di una settimana, nel corso di un mese e anche avere una pianificazione dell'anno. Questo l'ho fatto per alcuni periodi, soprattutto quando ci fu l'uscita dell'album, la campagna di crowdfunding che ha avuto successo. Avevo una visione di medio-lungo periodo. Salvo poi è mancato il concretizzarsi del trovare delle serate con la nuova musica, che quello è un passaggio che non dipendeva né da me, dipendeva dalle
l'attrarre qualcuno interessato a me come personaggio, però è venuto meno questo passaggio, di conseguenza, come dire, l'album non è andato benissimo, non sono arrivate le serate e in sostanza ho continuato a lavorare esattamente come facevo prima. Però ecco, avere un'idea di ciò che succede, sia di cosa devi fare tutti i giorni, stabilito prima per iscritto, poi mettere insieme gli impegni del mese in modo tale da darti delle scadenze e, come dicono tutti, anche darti le ricompense ad ogni obiettivo raggiunto, e poi programmare l'anno con i suoi vari punti non rimandabili per quello che dipende da te. È sicuramente un modo più efficace per realizzare quello che vuoi realizzare e anche per darti una dimensione come artista. È un video molto denso, lo so, però fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e fammi sapere come questa mia confessione in qualche modo ti può aiutare nel creare il tuo personaggio da DJ giorno dopo giorno. E nel frattempo continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.